Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, sono Giada e benvenuti a questo nuovissimo video. Oggi siamo entrati su Monster Hunter Generations Ultimate. L'ultima volta, per chi non l'avesse visto la scorsa puntata, ci siamo lasciati con la parte qua, lo chef che cucina la solita roba, con noi che abbiamo terminato, perché sono io che sto giocando, ho terminato le cacce, al Cerdos di difficoltà 10 stelle. Oh, scusate un attimo. Ok. C'è stato un momento di illuminazione della stanza perché dovevo accendere il ventilatore e se non accendevo la luce non partiva un cazzo. Quindi insomma abbiamo terminato le due cacce al Cerdos nella scorsa puntata ed oggi intendo completare altre due missioni. Preferibilmente tra queste voglio che ci sia anche l'ultima caccia a Valsax che mi rimane, quella ossia quella ambientata alla frontiera giurassica, ma nel caso in cui non sia ancora... Adesso, naturalmente, adesso non c'è, quindi io direi di passare ad una delle tante cacciatone che ci resta da fare. Allora, le missioni varie sono d'agosto, d'agoverde, ma ora non c'ho voglia di farle. Poi vi voglio la mia spada, questa la voglio fare subito così me la levo di torno, perché chiede di cacciare due gravi, sarà fossa vulcanica. Poi, mostro goloso ce lo lasciamo per l'ultimo episodio, tempesta di Bariot, Coalizione del Caos, 1, 2, 3, allora sono 1, 2, 3, 4, 5, allora 5 cacciatone, nel vero senso della parola. Poi c'ho da fare 1, 2 e 3 cacce a 2 mostri, e poi c'ho da fare le 2 cacce, o è una sola, sono io che sono scemo, no, devo fare una caccia sola a Devil Joe, ok. Quindi io di parte, ok. Quindi sono da fare la singola caccia al Devil Joe, la caccia al Valsax, 3 cacce a 2 mostri e 5 cacciatone. Perfetto, io direi di partire per questa puntata con Rivoglio la mia spada, così me la levo subito di torno. È una delle missioni che mi porterà via più tempo in assoluto, quindi... Perché l'ultima volta che ho affrontato un grave su una cacciatone è finita che durava quasi 30 minuti la caccia, ma... Sono piccolezze proprio questi dettagli. Il video era durato giusto 1 ora e 20, perché prima avevo completato delle cacce che invece erano durate 20 minuti. Però va bene. Nessun cacciatore che abbia affrontato questa missione è tornato vittorioso. È un vero peccato che in questa era manchino eroi valorosi. In che mondo viviamo? Allora, intanto... Mi fate finire di leggere? Ma ci deve essere almeno un cacciatore in grado di superarla. Sì, io. No, devo fare il gesto mitico, scusi signor. Devo fare il gesto mitico qua per... Ok. Adesso può picchiarmi quanto vuole. Visto? Soprattutto mandarmi a fuoco quando ho appena finito di... Tra l'altro... Cioè, porca puttana, tra tutte le aree, proprio quest'area dovevo finire, proprio in quest'area. Quest'area è un posto di buco. Ma non vedi te, devo combattere un colosso del genere in questo buco. Ah! È partita benissimo, ragazzi, sta missione. Mi serve la polvere, l'escavato rosso, signore mi guardi in faccia. Oh bravo, mi guardi, no, non ho detto di più. Madonna ragazzi, sono problemi con Gradius, sono problemi perché tiene sempre la testa alta, letteralmente. Ok, ora fa, ecco. Quando sta vicino in modo molto susso è perché sta per fare la codata, me lo ricordavo. Dai, butta la terra qui, spacca lì già qualcosa. Allì! Non si è rotto niente, fantastico. Vai, picchialo. Allì!
E adesso la testa, adesso la schiena è bella picchiata, si può picchiare bene la schiena adesso. Se gli punto la schiena non è male come danno, eh. Però l'ideale sarebbe spaccargli la pancia, naturalmente. E quindi... riparte qui la Filomena per... 1, 2... No, qualcuno mi tira una mazzata! Qualcuno mi tira una mazzata, Barbara, grazie! Ah, oh, porca puttana! Il livello di stress è alto, aiuto. Bene, Barbara è morta, però sei stata... Aia! Bravissima Barbara! Ok. Oh, l'unica volta che ringrazio Basar e Gravios di farmi male ogni volta che cammino, ok. 3 volte per montarlo, devo contare, devo tenere in mente le volte che mi servono per montarli, ogni volta che... Una volta ragazzi che gli avrò spaccato per bene la pancia, la caccia durerà poco, quindi il segreto sta... Ale! Penso che l'obiettivo è montare il mostro 2 volte. Sì, perché la pancia è ancora integra. Ale! È caduto di nuovo a terra ma non me la conta. E allora io ti colpisco la schiena. Ecco. Guardalo, guardalo che si avvicina in modo molto sus. Devo rompergli la pancia anche per questo attacco in salto, perché se io ho la pancia, quando fa questo attacco in salto, poi si sbilancia sempre. Aiuto, aiuto, uno schiaffo, anzi no. Le zampe, perfetto, vanno benissimo le zampe. Ale! Dai, sbrigati personaggio, dobbiamo rompergli la pancia 2 volte, di 2 volte dobbiamo romperla, quindi... Ale! Vai, 3ª volta, questa volta la pancia almeno 1 volta lo spacco. Grazie per la prigione velenosa tattica, Barbara. Tac! E la pancia è rotta, però almeno 1 volta è stata rotta, quindi posso picchiarlo come si deve. Meglio di prima comunque. Che cazzo è la trappola tra parentesi? Ah, lì davanti! Dai coglione, vieni qui! Bravo! Bravissimo! Bravissimo, signori! 10 punti a Grifondoro! In verità la schiena, veramente la pancia, veramente devo rompergliela 2 volte per fare, cominciare a fare dei danni decenti. Adesso stai sulle zampe. Ok. Porca puttana! Ragazzi, entrambi i gravi qua. Raga, lo segno. Meglio che lo segni. Sarà meglio soprattutto che... Ecco. L'aspetta tu personaggio di essere stordito e di... Ecco. Inseguire il tuo Gravios.
che è andato direttamente a Bari. Non so. Ma comunque no, niente, il gravis, ragazzi, devo spaccargli la pancia due volte per tirargli dei danni decenti in pancia. Cioè dei danni che poi mi consentono di ucciderlo in pochissimo tempo, insomma. E allora vai per la quarta, per montarlo una quarta volta. Tanto ormai la spanca. Tanto ormai la spanca è rotta, quindi la pancia. Tanto ormai la pancia è rotta già una volta, quindi una montatura. Vabbè, avete capito. Dovrebbe bastare. Mi guardi, signor. Ah, ma ci sono anche gli insettini, volendo. Mi servite? Ok, ce l'ho fatta. Raga, meno male che c'ho l'antistordimento, perché ricordo che questa missione quante volte mi avevano stordito sti gravi. Per sto gravius. Spero che sia l'ultima volta, perché lo devo ammazzare in più di 10 minuti, perché altrimenti l'altro non... no. No, sì, l'ho rotto una seconda volta. No, no. Devo montarlo un'altra volta, raga, che stress. In arrivo, siamo a 10 minuti sicuri. Sempre lontano 1 chilometro le scorte, grazie. Fate rinfrescate, è sparito sti cazzi. Aiuto, aiuto. Grazie, porca troia, niente, ma preso lo stesso. Ah, che è ancora la trappola questo, dove cazzo è? Qua. Ma madonna, ma non potevi trovare un posto migliore per sta trappola? Ecco, anche perché il Gravius se ne va, cioè. Tra tutti i posti che la CPU di Mandola poteva scegliere, ma proprio l'angolino dove il Gravis non può neanche fisicamente arrivare. Proprio sul cucuzzolo della montagna. Le mie orecchie! Ok. Raga, metà delle mazzate sono così. Metà delle mazzate al Gravis sono tutte così, attacchi in salto. Mi tocca pure sistemarmi.
dai, su, vediti spaccato finalmente sto cristo di pancia. Occhio, Dio mio, stavo per venire disarcionatissima. Alleluia, alleluia, presto prendi, gli ho spaccato pure la testa, minchia, adesso questo grave si fa la brutta fine. È arrivato l'amico, per... ecco, infatti l'ho detto, ma sentita, il mio grave se ne va, meno male che questo è arrivato, tra parentesi, così lo risegno. Finalmente dei danni potenti che possono essere definiti come tali. Per impedirgli di fare sto attacco, eh. Oh, l'unica volta che non riesci a prendere la faccia del Gravis quando ti sta guardando questo. Dai, su, prendi sto. Oh, ce l'ho fatta. Sto finalmente, sì, stai per crepare finalmente, dopo c'è tuo cugino, dopo il turno di tuo cugino, cioè 40 minuti solo per sta cazzo, porca puttana. Io non ho mai capito sta cosa dei mostri, cioè perché devi andare lì? Al momento sbagliato. E poi non sono mai stata più felice di vedervi di adesso. E niente, ho sta cosa. Sta cosa è un pericolo pubblico, basta. Ragazzi, 20 più di 15 minuti per farne fuori uno. Cioè, questa missione ti porta via quanti minuti? Ma poi di persona il Gravius, cioè, cazzo, gli richiede tantissimo tempo per essere cacciato questo. E adesso è il momento di malmenare l'altro finché non gli si spacca completamente la corazza.
Nella prossima puntata, allora, adesso mi auguro che dopo questa puntata ricompaia la versione della missione, la versione della caccia al Vastax, ok, meno scioglilingua, nella lista missioni, così la faccio adesso e nella prossima puntata faccio le missioni che mi chiedono di cacciare Rathalos e Rathian e poi doppio Bagot. Sto pronto a risegnare una terza volta questo Gravios. Ecco, perfetto. Raga, io scommetto tutto che sti vostri piccoli sono specificatamente degli Geoprey per i cacciatori col falcione, perché la testa del Gravios è difficile da prendere, o sono scemo, oppure sono qua solo perché sono dei garombi coglioni. Sarebbero, in ogni caso sono giusto entrambe. Cioè, poi ovviamente io devo buttare tre Gravios per montare roba la schiena, naturalmente si bugga tutto. Le! Non si è manco rotta, vai, picchia la schiena, picchia la schiena. Ale, adesso sei rotta. Guardi. Adesso devo montarlo finché non ve lo di sotto come una pirla. Dicevo, devo montarlo affinché non gli si spacca la pancia due volte. Dai. Cioè già questa caccia deve durare 40 minuti veramente, Cristo, porca di una puttana. Che frustrazione cacciare i Gravios. Olè, subito! Naturalmente però la pancia non si spacca ancora. Perché io devo farmi picchiare male. Aiuto, aiuto, gas. Cade a terra, dai, approfitto per picchiarti la schiena, no, neanche questa. Ma come va presa, dai? Thank you.
dai, rimontano qua. Ale, è una volta andata, una volta. Ale, cosa gli ho rotto una zampa? Credo di avergli rotto un'ala, anzi. Così che allora ti sfracelli a terra, spaccandoti le ali, le zampe, vabbè, qualcosa glielo ha rotto. Raga, ancora una volta e la pancia si rompe. Aiuto! Grazie. Ciao, tu mi devi fare il favore però di cadere entro. Oh, è caduto, ma ovviamente però non l'ho montato perché sono stronza. Sì, ma ho messo in un angolo, cioè grazie. Dai, su!
Sì. Minchia, ho rotto anche la chiave adesso. Te ne vai direttamente all'area dove di solito si dorme? Perché sì, c'ha voglia, va bene. Devi venire avanti. Che fastidio quando succedono queste cose. Bravo, olè. Con lo sciame che sta per andarsene, sono venuto avanti. Le gambe non le ho rotto le ali. Ma lei volevi farmi lo spintone alla Pilesio, te? Raccordata di merda la Pilesio, sì, però è riuscita a farmela. Dai su ragazzi, siamo a 30 minuti adesso, sono appena passati 30 minuti, finiamo sta missione, poi facciamo qualcos'altro, sì, ragazzi, minchia, penso che questo sia stato il mio tempo più breve su questa missione, sempre perché i tempi delle prime partite io non conoscevo, non ho scoperto lo sciame, quindi vabbè. Mia ragazzi, mezz'ora per solo per questa missione. Beh, adesso non mi interessa, adesso un'altra caccia la faccio, grazie per le gemme. Due gemme Weaver, grazie. Sacca coma, organo interno di un mostro, contiene una polvere che manda in coma se inalato. Poi carapace, questo materiale più duro della corazza è noto come gravite. Ste robe l'avevo già letto, sì. Perché Gravios l'abbiamo affrontato per la prima volta sbloccando le 9 stelle, vero vero. Raga, comunque questo è il modo più rapido per ammazzare Gravios, montarlo finché non gli spacchi completamente la pancia, per cominciare una volta compita distrutta la pancia da accidente o di mazzata appunto sulla pancia. È il modo più rapido per ucciderlo. Per quel che mi riguarda. E col falcione è così, perlomeno. Col falcione la mossa salto con l'asta c'hai, quindi è meglio approfittarne. Come ho parlato, la mossa salto con l'asta c'hai. Sono Yoda. Gigantesca ala di grave, si sono molteplici utilizzi nel far lievitare il costo. Lievitare il costo. Grazie per l'ennesimo incomio G. Adesso, momento della verità. Chi c'è che mi vuole parlare? Allora, qui devo dire che potete tutta compagnia. Buono compagno. Chi c'è a Cocotto? Sarà il tizio dei talismani?
Salve, me, Catequiveniano. Oh, venatore, arrivi proprio al momento giusto, devo chiederti un favore. I miei amici mercanti vorrebbero andare alle rovine e cercare un luogo dove rifornirsi di pietre di buona qualità. Ma da quelle parti c'è un Davigio che intralcerà per la loro ricerca. I miei amici non sanno proprio come fare. Vorrei che tu andassi alle rovine elevate e ti sbalzassi di quel fastidioso Davigio. I miei amici mercanti sarebbero felici di ricompensarti con uno speciale schema per armi. Perfetto, se caccerai Davigio lo schema sarà tuo. Grazie, grazie uno zennillione, venatore. Ecco la seconda missione del Devil Joe. Infatti mi ricordavo che le missioni del Devil Joe fossero due. E infatti questa è la seconda caccia del Devil Joe, che ovviamente adesso non facciamo perché, ripeto, il Devil Joe me lo tengo per ultimo. Allora, ho promesso una seconda caccia per questa puntata, quindi non mi interessa se adesso voi già sapete che questa puntata sta durando due ore, finirà per durare un'ora, perché voi quando aprite il video vedete la durata. Io adesso vado a fare la seconda caccia di oggi, qualunque essa sia. Ti prego, dimmi che hai comparso la missione del Vastex. No, vaffanculo. Ossessione Devil Joe, va bene. Vabbè, allora andiamo a fare il Dragosto, Drago Verde e la Steppa Ancestrale. Ragazzi, diciamo che se la missione del Vastax a tema Frontiera Giurassica non mi compare entro la puntata del Devil Joe, la faccio per conto mio. Ma riponi le bevande, che cazzo, cioè non mi servono alla steppa. Mi serve il senso dell'orientamento alla steppa. Mia mamma è malata, ma nella steppa ancestrale c'è un'erba che potrebbe aiutarla. Io non posso andarci perché un gaffero e una razza hanno fatto il loro nido. Aiutami, ti prego, fallo per mia mamma. Allora, sia su subito, signorina. O signorina, non ho letto se sei un maschio o una femmina. Una femmina. Ok, grazie. Solita scorta di bombe. Indovinate dove vanno a dormire i gatti e le gatte? Bravissimi, nella mappa del nido, nella zona del nido. Siccome ho impiegato 100 anni ad ammazzare il Gravus prima, non avrò alcuna pietà, quindi... Grazie, Rathalos, siete stati avvertiti. Sono di pessimo umore perché i Gravus mi fanno divenire di pessimo umore, perché sono da ammazzare fastidiosissimi. Quindi Rathian, tu che sei una scrompiscatole di prima categoria, sarai la prima per questa missione. Sei anche piuttosto piccolina, meno male. Guardate quanti cristo di danni le faccio! Olè! Olè, aiuto, porca troia, lo sapevo pure! Lo sapevo, lei quando si gira, lei quando... Aia, porca, vabbè, ma che cazzo... Lei quando si gira è sus come il Gravius quando cammina. Nel senso che il Gravius quando cammina sai che sta per fare l'attacco con la codata. Lei quando si gira sai già che sta per correre all'improvviso. Sei odiosa comunque, Razzia, in questo gioco. Mi spiace, sei sopportabile solo nei giochi di nuova gen, perché lì quando cominci a correre fai sempre un'animazione, sì, di mezzo secondo, però almeno me lo fai intuire che stai per partire alla carica. Quindi in sto gioco invece tu e tutta la compagnia bella di mostri che corrono avete questa grande pecca, che non mi dite occhio che sto per correre, cioè, mi dà fastidio sempre per il fatto che tu, cioè, devi andare ad intuito, e mi dà fastidio quando il gioco non ti avverte, ecco, perché ti rende così impossibile schivare. Cioè, qui l'avvertimento era: guarda, mi sono girato, forse sto per correre. È questo l'avvertimento, il fatto che si gira, il fatto che si posiziona, il fatto che si gira per guardarti dritta negli occhi.
credo ragazzi che sia quasi morta la Ration, perché l'ho colpita non so quante volte facendogli dei danni immensi, perché più gli schizzi di sangue sono grossi più le faccio danni. Lei come l'ho schivata! Madò come m'ha presa! Lacrima Weaver, vero? Si è messa a piangere? Sì, si è messa a piangere. Due volte si è messa a piangere, questa è un'altra lacrima. L'ho detto che ti facevo piangere, no, non l'ho detto, però ho detto che ti avrei massacrata di botte. L'ho detto. Raga, non siamo neanche a 5 minuti, secondo me la Rathian sta per dirmi, sta per andarsene zoppicante. Non prima di avermi investito 100 volte. Cara, mi spiace, ma per questa missione... Per tutte le missioni che ho fatto, anzi, sono finalmente divenuta previdente. Mi sono messa l'altro stordimento. Quindi non puoi neanche avere un attimo di gloria correndomi addosso, perché puoi correre addosso tutte le volte che vuoi. Io non verrò mai stordita. Vado ragazzi, che massacro! È arrivato il marito. La Rathian se ne va zoppicante come previsto, secondo me se ne va dritta alla 9. Vediamo un po' se la zecco. Intanto mi sposto comunque dall'area. Ok, minchia culo, la Rathian si ferma qua. Signora, venga qui, che lei, a lei piace correre. Perfetto, brava. Ah, questa potrebbe essere la tua probabile tomba. A lei, addio alla gara. Ragazzi, neanche 10 minuti, che differenza. Poi è arrivato anche il Gatholos, membrano. Allora, visto che anche tu mi hai tolto l'ospizio di raggiungerti, cioè ragazzi, sta caccia è completa quella che abbiamo fatto, prima, è facile questo. Però il ragazzo è un po' più tosto di Rathian, perché lui vola spesso. Eccolo che attacca, perfetto. Sto per morire. Ok.
Ale, grazie, grazie, hai colpito entrambi, contento? Dai! È la vendetta, questa è la vendetta. È la vendetta perché l'ho ucciso la compagna, è la vendetta questa. Porca puttana. Ma sono già le 11, porca troia, io volevo fare un'altra caccia, volevo fare un altro episodio dopo questa seconda puntata di oggi. Niente, può dire che esisterò altre puntate domani. Grazie, scorte costinette adesso, grazie. Grazie. Vedi, mi ricordavo che... Ah, era Garfos che aveva la povera... l'estratto rosso anche sulle zampe. Prima io buttavo le gambe della rata perché mi ricordavo che l'estratto rosso stava pure sulle gambe. Me lo ricordavo per il Garfos. Ovviamente, ecco, mi prendeva. Oh, ma porca troia! Scotto in arrivo, grazie! Raga, non riesco a... Faccio la trappola solo per avere tempo per affilarmi l'arma, Cristo. Mi ha ammazzato proprio le mandorle! Da un pezzo anche, però va bene. Oddio ragazzi, sto per risvenire, no! Guarda ragazzi, col gatto non so mica, sto andando da cani! Stronza, io direi che questa caccia dura la metà, cioè dura 3 secondi rispetto a quella di prima. Oh, però gli ho rotto un'ala. Porco demonio, mi sto anche trattenendo. Oddio. Porco. Ho ammazzato la rafa in 3 secondi questo pieco 100 anni. Mi ha ammazzato 7 volte, una pezzata sulla morta. Porco di, porco di. Che fastidio che sei Rafalos, e sei la mascotte del gioco, non vorrei dire, sei la fottuta mascotte dimostrante. Sei tra i mostri più insopportabili che abbia mai affrontato, porco. Sei odioso.
Confessioni, confessioni. Sei un figo, ma ti odio. Fai cagare. Dai, vieni su! Bravo! Le! Piangi! Dove cazzo vai adesso? Non sai neanche segnare. Credo che sia andato alla 7. È andato su per di qua. No, qua la 4, ok. Dai, comincia a fare i platform di sto cazzo? Comincia a fare i platform di sto cazzo. Mica, ti sei l'istinto omicida questo quando... comincia a muoversi come se fosse in un maledetto gioco di Sonic o Super Mario o Kirby. Non vedo le trappole, scusate. Ah, eccola. Dai, coglione, venga qua giù. Dai, ragazzi, siamo a 55 minuti. Non c'ho voglia di far durare sta puntata un'ora. Va bene che lo dura lo stesso, però. Dai, scendi. Cioè, raga, credo che sia... vai veloce, fa che sto sciame, no.
Madonna, che pollo questo! Cioè, pure la faccio tosta dal Dancer, capito? Se qualcuno nei commenti di scriverà scandalizzato, già da cui ti permette di insultare Gatharos, la mascotte di Monster Hunter non me ne frega un cazzo il suo modo di combattere. Sì, sarà più originale delle classiche corse di sua moglie, ma lo odio a morte. Ah, sei stanco, bastardo! Madonna, che che casino puoi combattere in quest'area, questo! Scendi! Vuoi scendere a terra per cortesia? Grazie! Oh, ma sti conciù di merda che mi hanno fatto fare tuc più volte, ma andatevene a far culo pure voi. Vaffanculo, questa puntata la chiamerò gli odiosi 2. Doppio Gravius e duo e l'odioso duo. Odioso duo perché una è antipatica di suo, l'altro è antipatico di suo. E in totale due antipatie fanno odio. Detto ciò ragazzi, direi che per oggi le puntate su Monster Hunter Generations Ultimate possono concludersi qui. Avrei tanto voluto che questa caccia fosse durata meno di 20, oltre 20 minuti, ma a quanto pare io sono stronzo come stessa, quindi ho dovuto farla durare quasi 25 minuti. Vabbè, la prossima volta, se il caos universale vuole, incominciamo l'episodio cacciando il Valstax alla frontiera giurassica. Adesso do subito immediatamente occhiata alla lista missioni per vedere se è già saltata fuori la missione.
Nel frattempo, se questo episodio vi è piaciuto, a me no, mi raccomando, lasciate un mi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare con i miei video. E caso in cui temiate adesso vi persi qualche cosa in giro per il canale, vi ricordo che in descrizione a questo video trovate il link al mio profilo Instagram e il link alla playlist completa su questo gameplay. Per concludere, ogni tanto nella sezione community qua sul canale YouTube esce qualche nuovo post. Tutto ciò, grazie per il bubo di gatto, noi ci vediamo la prossima! Non c'è ancora, porca troia.